Allora, non c'è dubbio, ieri Matteo Salvini si è lasciato andare ad un commento inopportuno, politicamente assai discutibile sulle elezioni russe, al punto che il suo stesso partito e evidentemente Salvini stesso ha accettato poco dopo un comunicato di messa a punto, di precisazione, eccetera. Era inevitabile che una polemica montasse. Il ministro degli esteri italiani ha rivendicato a sé la definizione della linea di politica estera del governo. Giorgia Meloni, pur senza polemica, ha ripuntualizzato, evocando coesione del governo sulla propria linea. Peraltro, va detto con franchezza che a fronte di queste dichiarazioni di Salvini, la Lega ha sempre votato nel modo giusto, sugli aiuti all'Ucraina in tutti questi mesi. Però, diciamolo in modo fair, in modo corretto, è chiaro che se un leader politico fa una dichiarazione di un certo tipo si espone a una polemica che inevitabilmente c'è stata. Ok, bene, immaginiamo che Salvini sia il primo a rendersi conto del fatto che se fai una mossa di un certo tipo, gli avversari ne approfittano e provano a colpirti. Ok? Sì. È piccolo dettaglio, ma perché invece la passa completamente liscia Giuseppe Conte? Cioè, oggi, ad esempio, uno dei giornali che spara palle incatenate contro Repubblica, contro Salvini, chiedo scusa, cioè Repubblica, con un commento durissimo del vice direttore Francesco Beni, che dice cose terribili su Salvini, alcune anche, diciamo, fattualmente condivisibili nella specifica polemica. Ok, bene, e però queste stesse cose perché non le dicono anche a Conte? Scusa. Conte che ha posizioni, se possibile, peggiori sulla Russia di più e in Parlamento ha quasi sempre votato dalla parte sbagliata. Ci aggiunge posizioni filocinesi, ci aggiunge posizioni filoiraniane, ci aggiunge posizioni anti-NATO, ci aggiunge posizioni filo-Venezuela, ci aggiunge posizioni ambigue pure su il conflitto in Medio Oriente, eccetera. E come funziona allora? Lo scrutinio di politica estera è molto severo, giustamente, nei confronti di Salvini, ma non è severo nei confronti di Giuseppe Conte? Obiezione vostro onore. Cioè, ma Salvini al governo, Conte no. Momento, Conte è stato 2 volte al governo, è stato presidente del Consiglio. Quando lui era presidente del Consiglio, militari e forse anche spioni russi scorrazzavano per l'Italia. Sarà probabilmente il candidato presidente del Consiglio del centro-sinistra, avendo ormai preso il comando delle operazioni. Tutto tace. Quindi la sinistra cosiddetta riformista, la sinistra, quella del PD, dei suoi intellettuali, eccetera, accetta tranquillamente che le redini della situazione ce le abbia Conte, su di lui nessuno scrutinio di politica internazionale, improvvisamente invece su Salvini sì. È questo doppio standard che non convince.